Ciao Riccardo. Come fai a sapere il mio nome? Vecchia storia, non ti ricordi? No. Dai, dammi qualcosa. Per colazione. Dammi qualcosa. Questo. Ehi, dai. Non ne ho altri. Dai, non ne ho altri. Soldi di carta. Ma non ce li ho. Ma hai un bel lavoro. Non è vero. Sei un dirigente. Ma se fossi io il dirigente della mia ditta sarebbe fallita come mister La Hop. Ma dai, lasciami Riccardo, stare. Riccardo, lasciami stare. Tu lavorerai nel cinema. Permesso. Oh, ciao Riccardo. Buongiorno, mi hai chiamato, ciao. Sì, ciao. Come stai? Bene, grazie. Bene. Allora, io ti ho convocato perché c'è una nuova notizia da darti. La responsabile del CED è incinta, lo sapevi? Quello che non sai però è che è incinta di 3 gemelli e quindi non sappiamo per quanto tempo lei dovrà rimanere assente dal lavoro. Quindi per sostituirla abbiamo pensato a una figura già interna alla nostra ditta e ci è sembrato che tu, conoscendoti da tanti anni, essendo cresciuto all'interno della ditta e avendo una grande competenza, potresti essere responsabile del CED e quindi vorremmo dare la carica di dirigente a te. Che cosa ne pensi? Cosa c'è? Cosa c'è? Sì, sì, prego, prego. Sì. Mamma mia. Ma non ti preoccupare così tanto. Cosa dici? Rilassa, sei contento? Sì. Ecco, bene, naturalmente sia l'inquadramento sia lo stipendio saranno adeguati, per cui insomma aumenteranno di sicuro. Ciao Riccardo. Ciao, grazie. Hai un bel lavoro. Posso informatico? Sei un dirigente. Film. Vorremmo dare la carica di dirigente a te. Tu lavorerai nel cinema! Buongiorno! Oh, buongiorno! Piacere, Riccardo! Tania! Prego, si accomodi! Grazie! Tania, possiamo darci il tu? Sì, certo! Bene. Allora, scusami se ti dicevo qui, è che per ora non ho ancora uno studio. Nessun problema. Allora, come ti accennavo al telefono, si tratta di fare la biografa. La biografa di me stesso. Biografa di che cosa? Sono un regista. E regista di cosa? Regista... Anzi, in realtà sono un programmatore, no. Sono un dirigente in questo momento. Però ho fatto un incontro molto particolare che mi ha cambiato la vita. Per cui ho deciso, mi dimetto. Ti dimetti adesso che c'è tutta questa crisi di lavoro in giro? Beh, crisi. Sono 30 anni che sono in crisi perché faccio questo lavoro. Beh, però non mi sembra la cosa giusta da fare. Ci sono 3 modi di fare le cose qui. Il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui le faccio io. Prendi qui, carta, penna e calamaio e scrivi. Aspettabile reboot SNC, la data di oggi, con la presente, sono a rassegnare le mie dimissioni dall'importante incarico. Un attimo. Che mi Ma come, Riccardo? Cos'è questa lettera di dimissioni che ho ricevuto? La verità è che non ho più voglia di fare questo lavoro. Come non hai più voglia? Anzi, non ne ho mai avuto voglia. Ma come, Riccardo? Sei sempre stato presente, bravo. Basta, non ho tempo per queste stronzate, prego, vado via. Ti prego, ripensaci. Tania, scrivi. Il giorno dopo le dimissioni, il nostro cominciò la sua sfavillante carriera di regista con un documentario sulla Prima Guerra Mondiale. Riccardo! Ma chi è questa? Ma cosa stai facendo? Il regista. Il regista? Ma allora non hai capito niente. Non sarai dietro la macchina da presa. No,
bambino recitavo. Da bambino? Hai recitato fino all'altro giorno. Tania, scrivi. Il nostro, da piccolo, amava fare il personaggio... Il personaggio? Sarai di più di un personaggio, sarai una maschera. Charlot! Buongiorno. Due interi, grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera. Prego. Prego. Tania, scrivi. A un anno dalle dimissioni, il nostro trovò lavoro presso il cinema. La profezia si era avverata. Maschera al cinema. Forse la zingara, o la strega, o qualsiasi cosa fosse, lo aveva ingannato per una misera elemosina. Tuttavia, se non l'avessi incontrata, sarebbe rimasto quello di prima. Ora invece ha una nuova vita, un nuovo lavoro e può vedere film gratis.